grazie di essere qui con noi questo pomeriggio. Ho davvero il piacere di conversare con una regista, sceneggiatrice, scrittrice, Cristina Comencini. Buonasera. Buongiorno, buonasera, mi dispiace molto non essere lì tantissimo, lo volevo dire subito, ma riprenderemo presto i contatti fisici. Intanto lo facciamo così, la sentiamo comunque molto vicina, le porto il saluto di questo pubblico numeroso che è qui presente. Lei ha scritto moltissimi libri, cito soltanto La bestia nel cuore, L'illusione del bene, Essere vivi, soltanto per citare gli ultimi. La storia di cui ci occupiamo questa sera è la storia di un amore, anzi di tanti amori, di donne, del tempo che passa, della nostra interconnessione con gli altri. Da una parte c'è una ragazza di 25 anni con la libertà dei suoi anni, una ragazza che sta con un uomo più grande di lei di 30 anni, il suo ex professore, si chiama Elena, alla fine di questa storia di anni ne avrà 36. Dall'altro c'è una bella donna triste che di quell'uomo è stata la moglie, che dice di chiamarsi Sara, che si chiama Maria. Insomma, da una delle geometrie sentimentali più diffuse, Cristina Comencini scrive un romanzo fuori dai cliché che esplora la più ardita delle ipotesi, la possibilità di un contatto tra le due donne, non per ferirsi, o almeno non soltanto per ferirsi, ma soprattutto per conoscere meglio se stesse. Oggi pomeriggio parliamo dell'Altra donna, edito da Einaudi, in cui quest'altra donna non è l'amante, non è la moglie, è l'una e l'altra a seconda del punto di vista, entrambe alla ricerca di un perché. Perché è finito il loro amore, che pure ha avuto gioie, dolori, scoperte, evoluzioni. Perché non siamo unici, originali, come presuntuosamente ci crediamo? Perché i nostri amori non sono così unici ed esclusivi come pensiamo di vivere? E qui l'idea di fondo della la continuità della nostra vita con la vita degli altri, la compenetrazione delle emozioni e delle esperienze, che evidentemente è un'idea centrale in Cristina Comencini, che ha fatto esplodere anche ieri in un pezzo su Repubblica, lo faremo tra un po'. Prima di addentrarci in questa idea, io voglio fare un passo indietro e darle subito la parola chiedendole di raccontarci chi sono queste due protagoniste, rispetto alle quali a me pare che lei mantenga uno sguardo sempre molto terzo. È difficile parteggiare per l'una o per l'altra. Ci ritroviamo ad ascoltare le ragioni dell'una e le ragioni dell'altra. Però forse mi sbaglio e lei invece ha una donna preferita. Buonasera. No, non ho una donna preferita. Infatti io, che ho più l'età dell'adulta, mi sono messa nei panni della ragazza. Mi piace molto, adoro questa ragazza di 25 anni. E le due donne rappresentano due femminilità diverse che cercano di dialogare tra due generazioni che hanno conosciuto la femminilità e il rapporto con l'uomo completamente diverso, perché c'è la donna, diciamo, più della mia generazione, che è protagonista del grande cambiamento che hanno avuto le donne rispetto alla realtà, al lavoro, ai figli, alla maternità, agli uomini. E la ragazza di 25 anni che si trova ad aver ricevuto questo regalo in qualche modo di libertà, e che però fa una vita completamente diversa e ha altre contraddizioni. Direi che io non parteggio assolutamente né per l'una né per l'altra. In una somiglia all'esperienza della mia vita, l'altra è la ragazza che ha più o meno l'età di mia figlia, con cui ho talmente tanto affetto che ho pensato di essere lei e di raccontare questa storia attraverso il suo io, cioè lei che racconta. Le due donne hanno contraddizioni completamente diverse ed è interessante, perché chiaramente cambia anche il rapporto con l'uomo, obiettivamente, oltre il fatto che la ragazza è, come è nei cliché, l'uomo l'ha cercata dopo si è separato, molto più giovane, il professore. Io sto cercando di andare al di là di questo, anche se ovviamente ci sono dentro anche dei cliché, però mi interessava molto invece andare in profondità. E la contraddizione forte della donna della mia generazione è di avere voluto la libertà, di averla anche in qualche modo cercata e realizzata, con una contraddizione in fondo ancora legata a un sistema di affetti, di rapporti con i figli, di rapporto con l'uomo, che viene dalla generazione precedente. Per cui la mia generazione è stata una generazione di transizione assoluta, per cui, e la ragazza nelle lettere all'inizio, le prime lettere che si scambiano, pur non sapendo lei, perché tutto il contatto si fa attraverso un inganno,
perché la donna adulta non dice di essere la moglie, ex moglie dell'uomo, e dunque perché non s'aprirebbe se no il contatto. Infatti quando poi lo rivelerà la ragazza si chiude completamente. Però le contraddizioni sono diverse ed è interessante proprio vedere le differenti contraddizioni tra essere giovane donna oggi, essere stata giovane donna 20 anni prima e l'uomo al centro di questa differenza. E voi sentite bene? Sì, bene. Lei poteva scegliere un confronto diretto, un confronto immediato tra le due donne, invece sceglie la strada del confronto via social, almeno con l'anonimato iniziale. Così la moglie inizia a contattare questa ragazza più giovane, inizia a raccontare, badate, non quanto sia stronzo quell'uomo con il quale è stata per tanti anni un traditore seriale, ma anche tutte le cose belle fatte insieme, le prime volte, le avventure vissute, le prime esperienze come la nascita di un figlio. Questa è una parte dolorosa per chi ascolta, per chi racconta, evidentemente tutto quel dolore di una storia che è finita esce fuori. Allora io le chiedo, era una parte inevitabile nel senso che parlare è la ricetta anche un po' per guarire? Beh, contattare l'altra dal punto di vista della donna, dell'ex moglie, è un atto di salvezza. In realtà lei lo fa, poi capiamo perché c'è un deus ex machina, perché c'è Rita dietro, ecco, quest'altra donna un po' perversa, diciamo, però che gli dice è una scommessa che fanno sulle spalle della ragazza, in qualche modo sono un po' cattivelle lì. E lei ha desiderio di liberarsi del fantasma dell'altra donna, perché io credo che ogni donna ha nella testa sempre un'altra donna su cui immagina, pensa, si sente inferiore, si sente la incolpa di qualsiasi cosa, cioè è come se fosse, o anche la teme o anche la invidia, cioè è come se l'altra donna è anche un'altra donna molto simbolica, cioè non è soltanto realmente l'altra donna dell'uomo. E l'altra donna, infatti ci sono molte altre donne nel libro, ci sta la madre, ci sta l'amica della madre, ci sta l'amica, è proprio il senso che tutte le storie delle donne e degli uomini sono state costruite sul senso della rivalità femminile per un uomo, da sempre. Tutta la storia della letteratura, tutta la storia la storia in generale è costruita sulle grandi rivali, no? Allora è interessante letteralmente vedere che succede se queste due donne si toccano e si conoscono, che è quello poi che è avvenuto un pochino nella realtà più moderna, cioè le donne hanno non sempre, non definitivamente, ma hanno creato delle alleanze. Ora in questo caso appunto si fa con un inganno, però quello succede, che c'è una conoscenza che butta giù tutto il resto, tutte le relazioni diventano più complicate dopo questa conoscenza. Che cosa succede? Che la conoscenza a un certo punto intossica la nuova coppia, perché nei momenti più imprevisti le immagini della vecchia coppia saltano agli occhi della ragazza più giovane, che immagina il suo compagno con la moglie. E la ragazza che era felice di essere arrivata nella vita di quest'uomo azzerando tutto e facendolo ripartire da zero vuole anche lei quelle esperienze. E non è gelosia, sono ombre, fantasmi che si frappongono tra lei e il suo compagno. Ma lei ci sta dicendo che in definitiva è meglio non sapere tutto, non conoscere il meno possibile di quello che il nostro amore ha vissuto prima di noi? Un po' il contrario in realtà, cioè credo che è più facile non sapere nulla, ma invece io penso un po' quello che ho scritto anche nell'articolo su Repubblica, che noi ci portiamo dietro e fortunatamente tracce di tutte le cose che abbiamo vissuto. E dunque io penso che una relazione nuova è più forte se ha dentro anche questa conoscenza. In realtà la relazione tra la ragazza e il professore si cade, però cade in maniera sofferente, perché loro in realtà si amano ed è complicato, però proprio perché lui non ha voluto raccontarle niente e lei ha saputo la sua vita con la moglie attraverso la moglie. Dunque credo che in realtà è difficile portarsi dietro
i ricordi, le emozioni, i sentimenti, i legami, però è giusto per fortificare quello che viviamo. Cioè c'è un po' una cosa che abbiamo, che è una cosa molto dei nostri giorni, no? Questo senso di gommare le esperienze che abbiamo avuto prima, come se fosse possibile rinascere continuamente. Io credo che nella storia ho avuto questo sentimento, non è che se i romanzi si scrivono per suscitare sentimenti, emozioni, conoscenze, ma non si danno mai, io non ho mai delle tesi, non so niente, cioè sono come voi, cerco. Credo che il fatto di sapere che c'è stata un'altra vita, che ci sono stati dei figli, è qualcosa che deve esistere nella nuova relazione. È come, faccio l'esempio, come dell'adozione, no? Di un bambino, che tu lo adotti, però devi sapere che ci sono stati due che l'hanno lasciato, però che l'hanno procreato. E questa cosa è una cosa che darà al rapporto forse anche più intensità, però comunque qualcosa da superare, da capire. Ecco. E penso che anche per le relazioni vale questo, cioè non si può cancellare il passato. Esattamente questa è l'illusione che lei poi sventa nel suo libro, la sensazione, il nostro presentismo, la nostra ansia di felicità, la sensazione che quello che noi stiamo vivendo sia nostra proprietà esclusiva e non il risultato di stratificazioni, di incontri precedenti. Portiamo dentro di noi tutti quelli che abbiamo amato, quelli che abbiamo tradito, che ci hanno ferito, che in qualche modo ci hanno consolato. Allora io le chiedo di raccontarci quelle tre parole delle quali lei ieri ha parlato su Repubblica e che esprimono questo senso di interconnessione con gli altri. Sono delle parole mutuate dalla fisica e che lei utilizza anche come chiavi, suggerimenti per superare la crisi, per stabilire delle alleanze. Microchimerismo, entanglement, simpatria. Beh, ho preso tre termini dalle scienze, magari impropriamente, magari se c'è qualche scienziato si arrabbia pure, ma non importa, perché mi possono perdonare, perché adoro la fisica, mi piace moltissimo le scienze, però le uso come una scrittrice, come qualcuno che ne scrive con l'immaginazione. Ma entanglement è un termine della fisica quantistica e indica questa specie di legame stranissimo che c'è tra due particelle minimali, microscopiche, che sono state insieme e che allontanandosi reagiscono quasi simultaneamente. Poi la spiegazione di questo poi a livello quantistico è complicata, però è abbastanza misteriosa e oggi c'è una spiegazione, ma molto interessante. Il microchimerismo è una cosa pazzesca, cioè hanno scoperto che il 63% delle donne ha nel DNA cerebrale il DNA degli uomini con cui è stata, e anche del feto, cioè del bambino, quando il bambino è già un adulto grande, come se avesse conservato tracce genetiche di rapporto, vabbè, col proprio bambino, col feto, col bambino, e poi ma anche con i partner, con gli uomini. E l'altra termine, simpatia, è una cosa del mondo animale, ed è la convivenza possibile tra due, la stessa specie però diverse. Per esempio, l'esempio tipico è quello dei pipistrelli, che noi diciamo abbiamo in quest'ultimo periodo, veramente ci stanno abbastanza antipatici, che sono tanti tipi di pipistrelli diversi, però che convivono tutti nella stessa area, si passano i virus, si passano, e sono fortissimi di questa convivenza tra diversi. Allora avevo preso questi tre termini per dare questa sensazione, che poi c'è anche nel romanzo come sensazione di fondo, cioè delle tracce che ci portiamo dietro e che sono secondo me una grandissima ricchezza, perché l'unicità di un rapporto non nasce dal fatto che prima non c'è esistito niente, ma nasce dal fatto che essendoci state tante cose, come la famiglia di origine, tutte, noi proprio per quello scegliamo quella persona. Cioè non è vero che la persona che incontri nuova fa fuori tutto quello che c'è stato prima. Ho sempre questa sensazione che i legami ci rendono forti, e che il fatto di voler essere come soli e totalmente autonomi e totalmente autonomi delle scelte è una paura della apparente fragilità
che ci dà l'essere legati agli altri. Ci sta proponendo una visione dell'amore molto onesta, molto matura, che mette in conto tutto, mette in conto la complessità di quello che siamo, mette in conto l'idea che ci si salvi stando insieme e ammettendo il passato degli altri. Mi ha evocato quell'espressione di Papa Francesco che qui questa mattina abbiamo richiamato parlando con Paolo Giordano, quell'espressione in cui esplicitamente Papa Francesco ha detto nessuno si salva da solo e che ancora risuona dentro di noi dopo averlo pronunciato in quella piazza in pieno lockdown. Si può dire che questo sia un libro che elogia, un libro corale, l'ha detto, la grande forza delle donne ancora una volta. C'è quella donna ferita che è Rita, una donna che ha anche delle perle di grande saggezza nell'ordire trame, nel tessere dietro le quinte questi incontri. A un certo punto dice: la nostra generazione ha scombinato le regole di un gioco millenario e allora non possiamo avere paura di restare senza un uomo se ci capita. Allora, alla fine, anche questo è un libro in cui stiamo elogiando la grande capacità femminile di farcela alla fine. Sì, certo, c'è la forza ma la forza delle donne nasce anche dalle contraddizioni e dalla fragilità. Cioè, la forza nasce dal fatto che uno è consapevole un po' delle cose. E alla fine piace molto raccontare, alla fine, la lettera, insomma, lo scritto dell'uomo, che anche lui si rivela, e si rivela nelle sue parti fragili, come il dongiovannismo o il desiderio o la ricerca della giovinezza, ma lo fa anche spiegando quello che desidera lui. E dunque io credo che la forza delle donne e degli uomini nasce dalla consapevolezza e dalla verità, cioè dal fatto che si presentano come sentono di essere, come sono. Cioè, per citare un uomo che ha messo al centro più le donne, ma anche molto gli uomini, il più grande regista italiano, che è Fellini, ha raccontato gli uomini nelle debolezze assolute, ma noi lo amiamo per questo. Cioè, la forza non nasce dal fatto che uno è bravo, buono e fantastico, ma dal fatto che racconta e sa di sé e cerca di capirsi e di dire all'altro come si è. Allora credo che le donne hanno fatto un grande lavoro su questo, cercando di andare al fondo di sentimenti complicati, contraddittori, come la libertà, il desiderio, l'età, tutte queste cose qua. Gli uomini, credo che noi desideriamo dagli uomini questa cosa, e ne ho sentito talmente il bisogno che poi quando c'è il capitolo in cui Pietro parla, io ero liberata. Mi sentivo liberata del fatto che lui mi raccontasse e ci raccontasse di sé. Ed è molto bello quello che lui dice, che dice anche: forse non è vero fino in fondo, forse io non mi sto raccontando tutto, però io amo la giovinezza delle donne, ovviamente, però in mia moglie non era il problema della vecchiaia, il fatto che fosse più fisicamente meno giovane di quando l'avevo conosciuta, è che nella sua mente era diventata meno giovane. Io non potevo più incontrarla perché sapevo che lei sentiva di conoscere tutto di me stessa, e non è così che si può amare. Dunque, complicato anche quello che ci dice lui. Io lo leggo testualmente perché era una parte che mi aveva molto colpito. Dice Pietro: me ne vado perché so tutto di Maria, conosco ogni sua reazione, ogni lato del suo carattere, il modo in cui dorme, mangia, sorride, si incazza. Non c'è niente che mi sorprende. La cosa più terribile è che anche lei sa tutto di me. Come, non capisci? Questo è proprio il punto. Mi penetra in ogni pensiero, intuisce ogni cosa. E poi a un certo punto, verso la fine del libro, vi leggo un'altra parte che rafforza questa idea. Non sono né il tempo né le difficoltà della vita in comune che ti fanno ricadere nei ruoli e nei vizi vecchi come il mondo. L'unico vero scoglio è conoscersi o credere di conoscersi. Riassumere l'altro in poche parole, scambiarlo. A poco riemergono altre figure, altre donne, altri uomini e si confondono con chi ti sta accanto, prendono il suo posto. Non hai più il coraggio di vederti diverso, tu, lei, le ragioni per cui hai scelto di vivere in un certo modo. La strada conosciuta è la più facile, sperimentata da molto più tempo della tua, una sicurezza. Solo che è come calzare un paio di scarpe di un numero più piccolo del tuo. Il piede che ha camminato nudo e libero fino a quel momento non ci sta più. Quando finisce un amore?
Beh, quello che dice lui è molto intelligente perché lui dice, loro sono conosciuti ragazzi, sono messi insieme, hanno fatto subito i bambini, hanno lavorato e volevano essere diversi dai loro genitori e hanno finito per rassomigliarli enormemente. E nel momento in cui sono ricaduti in qualcosa che volevano, forse in maniera ingenua anche, trasformare completamente, è finito l'amore tra di loro perché... Invece di pensare che l'altro è sempre un po' diverso da quello che tu, perché intanto l'altro, quando tu non lo vedi perché sta al lavoro, perché viaggia, perché la sua vita, fa cose in cui è se stesso e tu non lo conosci. E allora, infatti, nei matrimoni la cosa che è più incredibile è che c'è tutta una parte della vita dell'altro, dell'altra, che tu credi di conoscere, ma non è vero per niente, perché l'altro, magari, quando è con i colleghi, è totalmente diverso. Allora, lasciare che nel rapporto ci sia questa specie di giovinezza dello sconosciuto, dello sconosciuta, e quello che dice Pietro è certamente è giusto. Poi c'è anche però delle cose che appartengono ai ruoli antichi come il mondo, cioè le donne non accettano più, come in fondo poi Maria ha accettato, di lavorare meno perché aveva i figli, oppure l'ha fatto per una cosa di subalternità, perché quella donna è in contraddizione tra due epoche, però dopo gliel'ha fatto pagare. Perché tutto ciò che noi, e questo lo dico alle donne, che noi facciamo come sacrificio, poi lo facciamo pagare perché il risentimento cresce e tu diventi insopportabile. Dunque, io credo che è la ruoli, ricadere nei ruoli, bisognerebbe quasi ogni tanto, come a teatro, scambiarsi i ruoli, cioè dire adesso io voglio fare questo e tu fai un'altra cosa, cosa che è difficile, lo ammetto, però penso che lì è quello che accade quando si disfa una cosa, poi oggi come oggi si disfano tutti i matrimoni e questo poi è un altro problema, cioè fare durare le cose. E poi lei a un certo punto introduce l'occhio dei figli che ci guardano, che giudicano, che formano se stessi anche con una necessaria dialettica con noi, devono staccarsi per crescere. Ci parla del ruolo di Francesco in questa storia? Beh, non rivelerò quello che accade perché questa è Certo. una cosa che si deve guardare nel libro, se no sembra anche banale detta così. Però, diciamo, Francesco è l'ultimo figlio nato dalla crisi ed è un ragazzo è dislessico, dunque ha delle difficoltà, ha preso su di sé la memoria della famiglia. I figli incarnano il nostro passato. I figli non si possono cambiare, dunque i figli incarnano la relazione d'amore che abbiamo avuto anche se quella è finita. Sono lì a guardare, somigliano a uno e all'altro. E Francesco ha preso su di sé la memoria. Lui ha, come succede qualche volta ai dislessici, ha un'enorme memoria di dettaglio e dunque soffre, anche se è grande, della separazione. Ha sofferto, io credo che anche i figli adulti soffrono della separazione perché i bambini chiaramente ne sorbono in maniera più plateale, piangono, si disperano. L'adulto pensa, devo essere grande, che mi importa, ormai c'ho la mia vita, ma invece non è così. E dunque Francesco, e capita nella vita, succede questa cosa che la madre lo manda a vivere col padre e con la ragazza. E dunque anche lì è un elemento di disturbo, perché una cosa è una coppia che non ha figli, una cosa è quando ti capita Certo. un ragazzo, però non è il disturbo che si crede, perché la ragazza invece dimostra una grande maturità, lo accoglie, gli prepara la stanza, simpatizza molto, è tutto un altro tipo di cosa, è il confronto tra le età, cioè questo ragazzo è più vicino all'età della fidanzata del padre di quanto non lo sia il padre. In questo percorso attraverso i personaggi del libro, mi piacerebbe che ci dicesse qualcosa di Rita, che è già comparsa in questa chiacchierata, l'amica che ordisce trame, è una specie di narratrice onnisciente, cioè lo sguardo che sa un po' come stanno le cose da una parte e dall'altra. Poi sì, diciamo che da un lato si può pensare che è un po' malvagia, nel senso che mette la situazione, pone, dice, scrivile, tu stai male per questa cosa, entra in contatto con lei, così ti accorgerai che non è un cliché, che magari tra loro due c'è un vero amore. Entra in contatto con lei, dunque gli fa una cosa che è un inganno, perché in più è un'amica anche della ragazza e del marito, dunque è in mezzo a tutti e tre. E poi capiamo nel suo racconto del lungo viaggio in Brasile che ha fatto che c'è una ragione di tutto questo, che lei stessa è Certo. stata segnata da qualche cosa che le ha fatta ragionare sulla importanza di conservare l'amicizia,
che lei ha con Maria e che l'amicizia in qualche modo è qualcosa che dura tutta la vita. È forse il sentimento molto meno volatile dell'amore, diciamo. E dunque c'ha degli aspetti che è un po' terrorizzante, Rita, anche come aspetto fisico e monumentale, così, però ha anche delle altre cose come diceva lei, di saggezza, per cui è un personaggio più difficile da afferrare e poi è anche un po' strega, cucina molto bene, è una grande cuoca, dunque si ha questa sensazione che manipola le persone un po' come gli ingredienti delle cose, che è una cosa molto femminile anche. Le si vuole bene quando poi si conosce un po' la sua storia, il suo matrimonio, insomma, le cose violente di fronte alle quali poi si è trovata. Però all'inizio sì, hai quella sensazione che stia un po' in mezzo e intrecci i destini degli altri un po' inconsapevolmente. Io volevo farle un'altra domanda che ha a che fare con il suo impegno, con il suo impegno con le donne. Lei è stata per le donne, lei è stata una delle anime del movimento Se non ora quando, ricordata nel 2011 dopo le varie vicende berlusconiane, il caso Ruby. Sono note anche le sue prese di posizione per i diritti civili. Oggi siamo in una situazione piuttosto schizofrenica. Da una parte c'è una grande attenzione alle questioni di genere, alle scelte non binarie. Contemporaneamente delle retromarce clamorose sul fronte del maschilismo, sul fronte della libertà, di essere ciò che davvero si desidera. Intanto crescono queste nuove generazioni che sulla libertà sessuale e sul diritto di essere se stessi si giocano un pochino il futuro. Allora, secondo lei serve ancora combattere tutte insieme, scendere in piazza per i diritti, o siamo arrivati al punto in cui conta di più il non lasciar passare nulla, il non arretrare rispetto alle microdiscriminazioni quotidiane di lingua? Di gesti, cioè com'è che si fa la differenza? Siamo in una fase diversa da quella del femminismo che ha bisogno di affermarsi scendendo in piazza, o è il caso di ribadirlo anche attraverso quei gesti, quel tipo di impegno pubblici? Ma io forse la sorprenderò, ma credo che non sono più i diritti il problema. Il problema sono che le donne, con la loro diversità corporea e psicologica, non sono entrate totalmente nella società. E lo dimostra il fatto che non si fanno più bambini. Cioè noi abbiamo rinunciato a fare figli per essere in fondo come gli uomini, lavorare come loro, fare esattamente le stesse cose, ma non è colpa nostra. È che la società italiana, lo Stato italiano non si è mai occupato della maternità. Cito questa per dire che una delle cose che ci ha relegato in un ruolo, ovviamente, la maternità ci ha relegato in un ruolo, ma noi oggi la maternità è una scelta libera. E noi come donne dobbiamo anche vedere che noi siamo accettate, ci accettiamo noi solo finché non arriviamo a quella roba lì, cioè fare figli. E allora vuol dire che tutta questa marcia lunga per la libertà non è servita a quello che noi pensavamo, e cioè di rendere una società in cui due persone pari e diverse potessero esprimersi pienamente. Questo, a me sembra questo problema molto più grave che non quello dei diritti delle minoranze, che ovviamente sono sempre importantissimi, ma noi stiamo parlando di una maggioranza. Il rapporto eterosessuale, il rapporto tra l'uomo e la donna e il bambino, è la cosa più complicata oggi. Le giovani generazioni non si sposano e non fanno figli. Questa cosa qua dovrebbe interrogarci sul problema. Le donne sono entrate con la loro diversità, la loro differenza nella società? Non credo. Credo che il problema sia dunque non di diritti, ma di, e in fondo quello che dicevo anche nell'articolo, no? Cioè le donne che hanno un'esperienza, una storia, che è una storia intelligente, non soltanto affettiva, ma molto intelligente, che riguarda la cura dei bambini, degli anziani, sempre lo hanno fatto, possono portare nella società, nel modo di lavorare, nella politica, in tutto, un modo di fare che è diverso, non si tratta che è meglio o peggio, che è diverso. E credo che non è una società ancora in cui le donne e gli uomini possono realizzarsi liberamente. Credo che noi in qualche modo c'è un'omologazione delle donne agli uomini che non è
assolutamente quello che, per esempio, io pensavo quando sono stata femminista attiva, quando poi c'è stata quella ripresa meravigliosa della grande manifestazione. Io ho sempre pensato, io non ho assolutamente voglia di rinunciare all'essere donna. Penso che essere donna è una condizione meravigliosa che va portata nella società a pieno titolo, e dunque perché la politica non ha mai fatto gli asili nido, non ha aiutato la maternità. Si dice che la natalità in Italia è calata a zero, ma non è, dietro ci sta una specie di sciopero silenzioso delle donne. Quello che lei sta dicendo è molto interessante. Elena a un certo punto sul libro butta lì una frase, dice: dopo i 40 anni proverò ad avere un bambino, magari senza un uomo. Ma come ci siamo arrivati? È stata la questione femminista dunque che è stata mal posta? Perché uomini e donne non hanno potuto esprimere questa loro differenza? Bella domanda, buona domanda, Grazie. per più di una ragione. Una, e comincio sempre da parlare, io mi piace più vedere prima le colpe nostre e poi quelle degli altri. Le colpe del femminismo, che sono poi colpe storiche che si possono capire, è stata che volevamo staccarci da un modello, e dunque staccandoci da un modello abbiamo buttato il bambino con l'acqua nel bagno, cioè per allontanarci dal ruolo secolare, che era quello delle madri, diciamo, per allontanarci anche dalle nostre madri, se vogliamo, realmente esistite, abbiamo, invece di portarci dietro una storia, l'abbiamo buttata a mare. E questo è sempre un grande problema, perché in realtà oggi ci ritroviamo, anche le ragazze si trovano appunto come Elena, che poi aspettano 40 anni e poi dopo non riescono ad avere bambini, e avere un bambino può non essere assolutamente può essere anche una scelta non averlo, io sono, figuriamoci, assolutamente. Però se la maggioranza delle donne decide di non avere più figli, noi ci dobbiamo porre il problema sul fatto che il femminismo non ha portato la globalità dell'esperienza femminile nella società. Me stessa mi ci metto dentro. L'altra cosa è che il potere, che è stato sempre nelle mani degli uomini e ancora oggi nella grande maggioranza lo è, anche se per fortuna le donne hanno fatto molta strada, non ha mai, mai considerato che procreare è un atto utile alla società come produrre. Non l'hanno mai visto così, cioè ancora oggi si pensa che la procreazione è un fatto privato che le donne più o meno aiutate dagli uomini fanno, non è così. La procreazione è uno dei mattoncini in cui si legge tutta la società insieme alla produzione, anzi forse se vogliamo, diciamocelo, più importante ancora, e dunque non ha investito né in intelligenza né in. E infatti noi abbiamo fatto partire quella cosa sulle donne europee, che un po' ha fatto, cioè nel senso che si sono messi d'accordo, vediamo, non so se poi arriveranno questi soldi, saranno investiti per la maternità, saranno investiti per il lavoro delle donne, non lo so. Ecco, per cui voglio dire, il lavoro che mi sento di dire non è, io non credo che tutto sia diritto. Per esempio, io ho una posizione molto critica sulla gravidanza per altri, cioè io penso che l'avere un figlio non è un diritto, è un desiderio, e non è un diritto che tu devi fare valere a tutti i costi. In questo ci sta una divisione di opinioni, ma per me è il rapporto tra la donna e il bambino. Abbiamo fatto tanto per far capire che c'è una relazione fondamentale nel corpo che si crea tra il bambino e la madre. Non possiamo ora dire che il bambino è come se fosse, come diceva nel Seicento latino, una specie di forno, contenitore. No, no. E poi c'è la maternità e il rapporto con la madre, il rapporto col padre, anche fondamentale, sono fatti che determinano la nostra antropologia, come noi siamo. Noi possiamo scegliere di cambiare tutto, però dobbiamo sapere che stiamo cambiando tutto. Sarebbe bello continuare su questa scia, riconosco le posizioni di molte donne che in questo momento difendono il corpo femminile da quel rischio a cui lei accennava, ma le chiedo in tutto questo ragionamento che ruolo hanno questi maschi? Il protagonista del suo libro a un certo punto, lei cita il giorno della marmotta, sembra uscito ricomincio da capo, in fondo ripete, reitera lo stesso tipo di atteggiamenti, adesso non voglio parlare della storia perché non svelarvi nulla, però
come dire, rimette in gioco lo stesso tipo di dinamiche. Gli uomini in questo ragionamento, in questo essere arrivati alla situazione attuale, con una natalità così bassa, con una confusione di identità, che responsabilità, che ruolo ha? Ma anche lì vediamo di vederla storicamente, cioè è successa, noi abbiamo fatto una rivoluzione non sanguinosa, ma è una rivoluzione, il più grande cambiamento, l'ultimo cambiamento più grande è quello della posizione della donna nel mondo proprio, cioè una cosa gigantesca, nei millenni non era mai esistito. E chiaramente gli uomini hanno subito una rivoluzione, per cui l'hanno... io capisco il disorientamento, di colpo tutto quello che ti hanno insegnato, quello che tu sei, quello che sei, cambia, ti trovi di fronte a un altro soggetto. Allora adesso sta, io credo nelle loro mani c'è una grandissima responsabilità, perché loro devono in qualche modo cambiare anche loro, cioè o si cambia insieme o non si cambia per niente. La crisi della natalità e la crisi del rapporto eterosessuale uomo-donna è questo, è una difficoltà di cambiamento insieme. Cioè io ho sempre pensato, il femminismo è stato prima separatista, forse era giusto all'inizio farlo, ma io non ci credo per niente ora. Cioè io credo che, infatti nei miei racconti, nei miei romanzi, anche nel mio cinema, l'uomo è una figura fondamentale e desiderata. Può essere un padre, può essere un compagno, può essere un amico. Cioè io non voglio un mondo di sole donne, non me ne importa mai niente, non mi è mai importato niente. Cioè per me uno degli rapporti più incredibili, più interessanti è questo rapporto tra diversi, però bisogna che gli uomini anche entrino in questo cambiamento fino in fondo, allora si aprono degli scenari e delle possibilità fantastiche secondo me. E così, volevo chiedere se dal pubblico ci sono curiosità, domande, se qualcuno ha letto il libro, sulla scia di queste riflessioni che stiamo facendo, avete voglia di approfittare della presenza della signora Comencini per chiedere qualche riflessione su qualcuno di questi aspetti? Vado avanti io allora. Le chiedo qualcosa su questo tempo che stiamo vivendo. Come sta vivendo questa situazione di difficoltà per il mondo del cinema? È uscito nel frattempo un suo film, è uscito in streaming, Tornare, il film con Giovanna Mezzogiorno, che non è andato nelle sale quando è uscito perché erano chiuse. Come sta vivendo lei questo tempo di limitazioni, di nuova normalità, di abitudini del tutto stravolte per via dell'emergenza sanitaria? La prima cosa è che non sono lì con voi, dunque non posso firmare i libri e non possiamo andare a cena fuori dopo, a Perugia, che è una città bellissima. Cioè, il mondo è diventato questa cosa un po' lontana, però è vicino, siamo tutti vicini perché siamo tutti nella stessa situazione, siamo lontani e vicinissimi. Il primo confinamento l'ho vissuto come tutti, in certi momenti ero così, mi sentivo fuori da tutti i legami e tutto, però allo stesso tempo è stata un'occasione di pensiero, cioè quello che si sta capitando, poi lo dicevo anche questo nell'articolo, deve darci questo pensiero dei nostri legami, cioè il fatto che è una cosa che è dappertutto, tutto il mondo, non è mai successo, che tutto il mondo fosse alle prese con questo virus. Allora importante è questo legame, che cerchiamo di non averlo solo per il virus, cioè cerchiamo di averlo anche quando possiamo costruire insieme nel legame proprio globale qualcosa di estremamente positivo. Vorrei che finisca, come tutti voi, vorrei ritrovare il lavoro dei corpi, il teatro, il cinema nelle sale, vorrei, però questa cosa qui era già un problema prima, cioè l'Italia, io sono adesso, vivo tra due paesi, la Francia e l'Italia. L'Italia ha sempre avuto un grande problema di difendere e investire nei settori della cultura. Se pensiamo a quanti cinema hanno chiuso, allora questa potrebbe essere un'occasione, perché non possiamo, noi abbiamo sperimentato che stare a casa a vedere anche le serie più belle del mondo, alla fine è una noia mortale, cioè noi dobbiamo uscire insieme a degli amici, andare al cinema, andare a cena o parlare. È uno dei piaceri della vita, dunque questa cosa qua,
di cui l'Italia è piena di queste possibilità, perché è il paese più ricco di cultura non solo antica, ma di oggi anche. Ecco, io credo che dovrebbe essere per i nostri governanti e per noi stessi a spingerli una grande occasione di dire mai più così, mai più chiusi in casa o tutti intorno alla televisione tutte le serate, oppure... Cioè, noi abbiamo moltissime possibilità nella vita, e quando parlavamo prima delle coppie, ecco, una delle cose in cui fanno molto così fallire i matrimoni è il fatto di stare sempre a casa, cioè di chiudersi nella routine appunto del fare sempre le stesse cose, ma invece solo anche uscire e camminare e incontrare persone e chiacchierare. E tutto questo, penso che questo cavolo di virus ci ha messo di fronte a quante sono preziose queste cose. Dunque noi le dobbiamo non solo riconquistare, ma anche allargare, rendere ancora più ricche, più possibili. Il suo appello è molto importante, il sostegno alla cultura è quanto mai necessario, rassegne come queste devo dire che hanno il merito di ribadire con tenacia la volontà di stare insieme, di parlare, di riempire di senso il nostro tempo, di riflessioni che possono tornarci utili anche come una piccola cassetta di strumenti ad affrontare le cose più imprevedibili e più complicate da cogliere. Tutto il mondo sta vivendo questa situazione, come per l'appunto sottolineava. C'è qualche lezione che può diventare un cambiamento per la nostra vita, non solo per il mondo della cultura, un cambiamento strutturale che possa modificare il nostro modo di stare al mondo, che può provenire insomma da questi mesi che ci hanno costretto a ripensare la nostra quotidianità totalmente? Ma guardi, quello che ho scritto nell'articolo, l'articolo è stato molto pensato e il direttore l'ha pubblicato benissimo, perché era per prima pagina con quella bellissima immagine. Se noi diciamo che le relazioni tra le persone sono, non solo ci vengono date appunto da altri settori delle scienze, come forse essere la vera tessitura del mondo, cioè se noi per un attimo pensiamo che la relazione che ci lega agli altri è più importante di tutto, forse noi riusciamo a ragionare su tutto in un altro modo. Per esempio, faccio un esempio scemo tratto dalla politica. Se noi pensiamo, io sono per esempio una donna di sinistra e ho di fronte una persona di destra, allora invece di urlarci addosso, per dire, io potrei lasciarlo parlare e anche stabilire come io, di persona di sinistra, risponderei ai quesiti che lui mi pone da persona di destra. Cioè articolando la differenza dei punti di vista. Lo so, sembra una favola, ma io sono convinta che gli italiani non ne possono più del modo in cui si discute di questo in televisione, non ne possono più neanche sui giornali, perché non c'è mai l'idea: io ho capito quello che lei ha detto, lo prendo in considerazione, però io lo risolverei in un altro modo. Cioè non c'è mai l'idea che si è legati anche su posizioni diverse. In Italia non si ha mai l'idea, per esempio, di essere legati perché siamo un paese, e che anche il fatto che abbiamo idee diverse ci rende comunque appartenenti a uno stesso paese. Questa cosa qui è una cosa che è importantissima, non perché si è più buoni, perché chiaramente il Papa lo dice perché è una visione ecumenica giusta, viene dal Papa e su. Io non lo dico per questo, io lo dico che è molto più intelligente. Cioè io non la metto sul piano dei buoni sentimenti, la metto sul piano dell'intelligenza e della conoscenza. La gran parte della nostra vita se ne va demonizzando l'altro, cioè pensando, cercando di capire le cose come se fosse una negazione dell'altro punto di vista, mentre in realtà è soltanto diverso. E lei dice che riconoscendo una parte di ragione anche nel ragionamento dell'altro che approda a conclusioni diverse può nascere una scintilla di verità che le assorbe poi posizioni diverse. Ma certo, diverse. Perché invece di avere una cosa che distrugge l'altra, perché se una persona, un esponente, dico nella politica ma lo posso dire anche nella risoluzione di problemi della scuola, nel mio mestiere, cioè lo potrei dire, quello della politica salta agli occhi di più, diciamo, mi dice che c'è un problema dell'immigrazione in Italia, io dico c'è un problema, ma io lo propongo queste cose.
Cioè, non è nell'antagonismo e nella demonizzazione dell'altro che si capisce la realtà e si capisce quello che noi vogliamo fare e si trovano le soluzioni. Per cui io credo che la cosa che forse ci deve rimanere è il legame, cioè il fatto che noi siamo legati e che la parola essere legati non vuol dire che ci lega, anzi, che forse ci rende veramente liberi. Siamo tornati alla parola iniziale, il legame, l'interconnessione con gli altri, la interdipendenza. Può apparire fuori luogo, ma io ho una curiosità. Vorrei chiederle come vive il tempo, che rapporto ha lei col tempo. Probabilmente la circolarità di questo ragionamento mi ha fatto venire voglia di chiederle come vive il tempo che passa, che è poi anche uno dei temi del suo ultimo film. Io scrivo del tempo in realtà, la domanda è giusta. Io anche questo libro è sul tempo e la differenza di età tra le due, il tempo dunque che è passato, su una relazione che era prima e non c'è più, sull'altra e sul tempo. Personalmente ho un rapporto col tempo che si fa sempre di più. Ho sempre di più la sensazione che le cose che ho fatto sono contenute in quelle che faccio e dunque che c'è una presenza del passato, lo parlo dei miei genitori, per esempio, mi viene in mente mia madre, che in fondo non è morta tanto tempo. Ho la sensazione della compresenza, infatti non a caso poi ho fatto tornare il film e non a caso anche questo libro ha questa sensazione e questo mi riempie di gioia. Per esempio, una delle cose che sento fortissimo, ovviamente il legame con i figli, io sono stata una madre giovanissima e ho avuto sempre figli intorno e poi adesso nipoti, ho questo sentimento del legame con loro che è qualcosa che sembra una cosa stupida, ma mi fa avere poca paura della morte. Cioè, una sensazione di questa ricchezza che in fondo ho fatto nella mia vita, al di là dei libri, al di là del mio lavoro creativo, che, di cui sono fierissima, mi piace tantissimo, però fosse altro solo dei legami che ho messo, che ho creato insieme a due compagni, due mariti, che purtroppo con cui mi sono separata, infatti nel libro c'è anche la mia esperienza personale, però che sono presenti nei miei figli e sono presenti nella mia vita sempre. E credo che questa sensazione di ricchezza è il modo in cui ora vivo il tempo, è ricco delle cose fatte. Forse un po', forse mi chiedo ogni tanto se non dovrei cambiare casa, sbarazzarmi di tutto e ricominciare. Per esempio, c'ho una casa che è la casa familiare, la tengo io, l'ho tenuta io, e i figli vorrebbero sempre venire qua. I miei nipoti pensano di venire qua come andare al paese dei balocchi perché è una casa piena di calore, dove si fa tutti i Natali. E ogni tanto penso, mica devo essere io la memoria storica, forse vorrei cambiare, prendere una casa nuova. E forse lo farò anche, ma comunque questa me la porto dietro anche nei sentimenti e nel ricordo sempre. Una densità che lei ci ha riassunto adesso, che si coglie tutta dal libro, dai suoi film, sta scrivendo e sta già riversando tutta questa sua emotività, tutta questa sua anche abilità poi nel comporre una struttura narrativa in un altro testo? Ho lavorato durante il confinamento a un'idea di film tratto dalle assaggiatrici, questo libro di Rosella Postolino sulle assaggiatrici di Hitler, sa, forse lo ha visto. E, abbiamo fatto un trattamento per farne un film e adesso quello procede, anche se più lentamente perché è un film internazionale, cioè con attori inglesi e così. E ho scritto un altro soggetto per il cinema che mi piace molto anche e poi sto pensando a un libro. Poi ho scritto parecchio tempo fa, ormai prima di tutta questa tragedia di epidemia, una commedia nuova per il teatro, però non abbiamo ancora potuto metterla in scena perché per il virus. È un po' Dunque, complicato. no, molto, il teatro soffre enormemente e dunque la sto pensando per quando finirà, cioè per l'autunno prossimo addirittura, perché per il momento si fanno delle cose, ma le mie commedie come Due partite o La scena sono andate in giro in tutta Italia, dunque non si può pensare di farli girare, è molto pericoloso, dunque aspettiamo.
Aspettiamo, però non vediamo l'ora di vederle e di tornare a leggerla. L'altra donna, mi fanno segno che dobbiamo salutarci. Io vi consiglio davvero vivamente la lettura di questo libro, che mi scaverà dentro anche al libro chiuso e che parlerà dritta davvero al cuore, perché è talmente pieno di storie, di intrecci, di amori, di riflessioni, che è impossibile non riconoscersi in qualcuno di questi personaggi. La ringraziamo molto di essere stata con noi. Grazie a voi, e metto simbolicamente una firma su ogni libro. Grazie. E grazie a voi per la vostra presenza e per la vostra attenzione. Buona serata.